credo che sia passato il messaggio che il PD voleva realmente fare decidere la città e i cittadini. Il messaggio è passato ed è stato vincente. Il vero vincitore di queste primarie sono i cittadini e le cittadine morialesi che hanno decretato un successo senza precedenti per Morgana. Hanno dettato una pagina nuova per la vita democratica morialese. Qual è stata la differenza? Beh, la differenza io credo che in termini numerici sono minime. Credo che abbia prevalso forse un pizzico di maturità in più, o di, vista anche i miei capelli bianchi, un pizzico di esperienza che nel corso di questi ultimi 10 anni ho maturato, grazie a tutta una serie di impegno, passione, credo anche, lasciatemelo dire, competenza, forse hanno, come dire, sono state la carta vincente. Controparte atteso come finale? Beh, io credo che non ci sia una controparte, credo che ci siano solamente i cittadini che devono essere, come dire, coinvolti. Infatti da domani inizierò a incontrare i cittadini, e i movimenti, le associazioni di volontariato e tutte quelle forze politiche di centrosinistra che vorranno condividere la costruzione di un'alternativa democratica in questa comunità. Assolutamente sì, assolutamente sì. Il progetto va fatto con i cittadini, non, come abbiamo dimostrato, non nelle stanze segrete dei partiti. Le primarie, l'intento delle primarie era proprio quello di coinvolgere in prima persona i cittadini, quindi i vincitori sono veramente i morrealesi, non io. Io sono quello che numericamente ha poi riportato il successo finale, ma credo che per la vita democratica di Morreale questo sia un successo per tutti quanti noi. Lei pensa di convocare nella squadra i due candidati? Credo che si possa assolutamente partire da queste tre risorse, compreso me, che il PD chiaramente dovrà spendere positivamente per Morreale. Io credo che l'alternativa passi anche da un confronto grazioso e bello come è stato quello tra tre amici. In fondo non c'è una rivalità magari nella competizione, nel confronto c'è, ma siamo fondamentalmente tre amici, tre persone che condividono un progetto politico, e le differenze sono realmente poche. Va bene, grazie, buon lavoro.